Allora, siamo qua al centro di accoglienza di Piazza Chiaramonte a Ibla, è il weekend della Festa dell'Immacolata. Come ogni anno stiamo curando il programma ricreativo assieme al Comitato Festeggiamenti dell'Immacolata e al Centro Sportivo di Ragusa. Due giorni fa abbiamo disputato la podistica, il Memorial Giovanni Donzella fra le vie di Ibla e i giardini Iblei ha avuto un discreto successo. Ora adesso abbiamo la parte degli Ibla Open che si fanno ogni anno da 4 anni a questa parte qua al centro di accoglienza di Piazza Chiaramonte. Due tornei che annualmente si fanno, come potete vedere, sono il tennis tavolo, appunto la 16ª edizione degli Ibla Open, perché gli Ibla Open esistevano già dal 2002, e poi il torneo di calcio balilla. Sono due tornei diciamo molto sentiti anche per le popolazioni del terzo mondo. E il torneo sta riuscendo alla grande, sia ragazzi che vengono da Scicli, da Ragusa, e poi ovviamente gli ospiti del centro. I titoli in palio sono il singolo e il doppio nel tennis tavolo e il doppio nel calcio balilla. Ovviamente per questa giornata dobbiamo anche ringraziare il sostegno dell'amministrazione comunale e dello sponsor principale, il Decathlon di Ragusa, che ci ha fornito il materiale per fare molto di questo torneo. Grazie a loro. L'iniziativa è in collaborazione con il CSI Ragusa, che ha curato appunto l'organizzazione e la parte assicurativa. E, che dire, i protagonisti oggi sono loro, un'altra bella pagina di sport sport e integrazione per il CSI, tutto sta andando meravigliosamente, quindi siamo felici di questo ennesimo momento di festa in condivisione appunto con il Centro Sportivo Italiano, il centro di accoglienza, il tutto sotto lo sguardo protettivo della nostra Immacolata Concezione. Naturalmente si ringrazia l'amministrazione comunale nella persona del dottor Iannucci e l'ufficio sport con il coordinamento del dottor Giuffrida, sempre pronti ad accogliere le nostre sollecitazioni. Salve, sono Sabrina Issa, un'istruttrice di Kung Fu e una collaboratrice del Centro Sportivo Italiano. Presto a Ragusa ci saranno dei corsi di Kung Fu e ci saranno anche dei corsi per gli studenti di mediazione linguistica. Qui a Ragusa Ibla. Vi presento i nostri atleti, cominciamo da Tommaso che 2 giorni fa ha disputato la podistica e si è classificato il nostro piccolo campioncino. Tommaso, allora che ne pensi? È stata una bella gara e sono stato felice perché ho vinto. Arrivato in secondo posto invece Enzo. Enzo, ti è piaciuta? Allora sì, mi è piaciuta, è stata anche molto dura perché gli avversari erano combattenti. E comunque sì, sono stato fiero e felice anche di arrivare al secondo posto insieme a Tommaso. Bravissimo. Ora un altro nostro atleta che oggi sta disputando le partite di ping pong, calcio balilla, Kemon. La partita sta andando adesso è molto bene, mi è piaciuto così, è andata avanti così. Giochiamo insieme, io sono straniero, vengo qua in Italia, sono qua da 2 anni e l'ho conosciuto molta gente. Ora io mi gioco a rugby sta in Ragusa, e però anche io è piaciuto tutto lo sport sta facendo adesso.